Pescara città del cammino e della corsa, il capoluogo adriatico tra i 20 comuni italiani bandiera azzurra 2023, vessillo assegnato dagli esperti della Federazione Italiana Atletica Leggera e Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ad un contesto territoriale che permette un'attività all'aperto a 360 gradi, ma per tutto l'anno, quindi ai nostri parchi, lungomare e quindi a tante aree attrezzate, questo sia fatto sì che ha permesso a Pescara di acquisire la bandiera azzurra, che verrà ufficialmente consegnata ad ottobre in occasione dei prossimi campionati europei master di atletica leggera che ci saranno dall'ultima settimana di settembre ai primi giorni di ottobre, dove ospiteremo circa 7.000 atleti da tutta Europa. Migliori stili di vita con attività podistiche all'aperto e garanzia di benessere e salute dei cittadini. Tutti possono fare attività, soprattutto nelle spiagge dove abbiamo attrezzato diversissime aree con attrezzature calisteniche che permette anche alle persone diversamente abili di fare attività. Un altro elemento che ha permesso a Pescara di acquisire questo premio è il fatto che c'è un discorso di integrazione, socializzazione attraverso lo sport che permette a tutti in qualsiasi luogo di fare attività, sia le persone normodotate che le persone diversamente abili.